Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovissimo vlog. Prepariamo la colazione insieme. Sono ancora indecisa su cosa prepararmi, ma la prepariamo. Ok, sto preparando il porridge. Si caldino, ma perché ieri non ho preparato nulla per il pranzo, ma vabbè, lo farò un po' raffreddare. 40 grammi di fiocchi d'avena a gusto biscottoso tsunami, che ora se andate sul loro sito, fiocchi d'avena, ma hanno un nuovo pack e ci sono anche dei nuovi gusti. 100 ml di latte scremato, io uso questo della Coop perché ha zero grassi e quando sono in carica tipo oggi ho pochi grassi. In realtà stasera andrò a cena fuori, in realtà ho una grigliata a casa di un mio amico dell'università, quindi oggi non esagererò con proteine e grassi perché per l'appunto stasera ceno fuori. Comunque, metto tutto nel mio microonde e lascio come sempre il microonde un minuto. Ragazzi, vi ho fatto la ricetta in un video passo passo, precisa precisa, e quindi vi metto il link del video dove vi rimando a Con lei. questi 15 grammi di proteine, 14 per la precisione, le mie proteine bulk powders unflavored sono ufficialmente finite. Sapete che adoro le proteine di bulk e sono le mie preferite perché non mi danno problemi, si solubilizzano benissimo, non sono per nulla chimiche. Quindi le devo riordinare, ma in realtà ne ho tantissimi tipi qua da utilizzare, ma quelle unflavored sono appunto comodissime se faccio il porridge o pancake per non andare a cambiare il sapore di una farina aromatizzata. Sopra, come sfizio personale, utilizzo qualche wafferino della Bontal, gusto cacao. 6 wafer hanno un 6,6 di grassi, 15,9 di carbo e 1,6 di pro, quindi è come se non ce li avessero. Io ne uso e utilizzo 3, che sono più o meno 2 grammi di grassi e circa 7-8 grammi di carbo, quindi ottimo. Per avere uno sfizio personale, i grassi che non abbiamo dentro la nostra colazione, e adoro. Super porridge wafferoso. Mentre il mio porridge si raffredda, vi voglio far vedere un pacchettino che mi è arrivato da questa azienda italiana Ultimate. Sono molto felice perché mi piace molto sostenere brand italiani, soprattutto in questo momento importante e particolare. È un'azienda di integrazione dal 1987 che nasce appunto da uno sportivo per il suo amore per lo sport, però non abbiamo solo integratori alimentari. Innanzitutto abbiamo 3 certificazioni ISO fondamentali importantissime, quella di controllo qualità, sicurezza alimentare e zero inquinamento. E vi volevo far vedere che hanno un sacco di prodotti e infatti vorrò provarne sicuramente degli altri perché ho guardato bene il loro non mi viene il nome in questo momento come si chiama i fogliettini che ti danno le aziende dove ci sono tutti i loro prodotti Deplian? Questo tipo è un Deplian. Può essere un Deprian o una brochure. Che ci sono dentro tutti i loro prodotti. Un Allora è un Deprian. Deplia. Vabbè, allora, e ci sono un sacco di loro prodotti. Ve li volevo fare vedere velocemente. Vabbè, abbiamo barrette. Vabbè, dieta a zone, quindi dei prodotti più particolari. Alimenti low carb, quindi preparati per pancake, per pane proteico, per torta. Per colazione le Whey Chef, le Whey Mousse, farina d'avena aromatizzata, destrosio, cioè dei prodotti veramente interessanti. Favorire il dimagrimento con tutti quelli che sono la carnitina e così via, i drenanti, CLA, eccetera. Energetici per il workout. Abbiamo poi le proteine del latte o a rilascio graduale e anche le proteine vegane.
proteine di soia, albume d'uovo, qui abbiamo diversi prodotti da utilizzare prima e dopo lo sport, i soliti aminoacidi, creatina, una linea per vegetariani e vegani, prodotti anti-aging di diverso tipo, per aiutare il sistema immunitario, eccetera. Ve lo sto un attimo sfogliando ed eccoci qua, quindi prodotti molto interessanti e sono curiosa di provare degli altri loro prodotti, poi do una sbirciata al sito. Comunque, loro mi hanno mandato queste proteine vegane, infatti sono felicissima, della soia, gusto cacao, 450 grammi. E 100% vegetali con vitamine all'interno B2 B6 e dei valori top. 35 grammi, hanno infatti 30 grammi di pro, 1,4 di grassi e un carboidrato, quindi veramente ottimo. E non vedo l'ora di provarle sia nelle colazioni, eccetera, sia direttamente da sole, e le utilizzerò nei miei giorni vegani. Poi, l'utilizzerò nei miei giorni vegani perché nel prossimo video scoprirete il motivo di questa mia scelta. Poi andiamo avanti, abbiamo degli integratori di magnesio ferro gusto arancia che mi voglio portare dietro quando magari ci sono delle giornate molto calde e particolari, magari domani che vado al mare mi prendo dietro uno di questi. Abbiamo i super turbo che sono invece degli integratori alimentari per sportivi con aminoacidi, maltodestrina, destrosio ed edulcoranti, che si chiamano super turbo gusto arancia, che come vedete sono molto completi perché contengono leucine, isoleucine, valina, i nostri aminoacidi, magnesio, potassio, creatina, glutammina e tutta una serie di vitamine, quindi proveremo anche loro. E poi abbiamo un sacco di barrette. Innanzitutto queste qua, barrette proteiche senza glutine, che mi ispirano tanto, che dovrebbero essere alla vaniglia. Ho già controllato tutti i valori delle barrette, sono ottimi. Se andate nel mio profilo Instagram di cucina trovate tutto. Oggi faccio una cartella in evidenza con i prodotti Ultimate, quindi vi consiglio di andare lì. Abbiamo un sacco di barrette al cocco, che ovviamente hanno leggermente i grassi più alti per forza perché sono al cocco, ma ho sentito parlare benissimo di queste barrette, quindi sono curiosissima di provarle. Poi abbiamo due barrette della linea Slim Day yogurt con copertura di cioccolato bianco e infine due barrette vegane che terrò sempre per i miei giorni vegani senza glutine, cacao e cocco. Sono ovviamente con la certificazione, sono curiosissima, quindi ringrazio Ultimate, vi ho fatto vedere tutti i loro prodotti perché secondo me sono super interessanti, mi piace sostenere questa azienda, l'azienda italiana, un'azienda di prodotti e ne ho già sentito parlare molto bene, quindi sono molto curiosa. Allora ragazzi, come vedete mi sto un attimo prendendo cura di me e ho finito una sbobina che dovevo fare di una lezione che mi mancava da fare, importante, e quindi ho finito di fare quella. Intanto ho tenuto una maschera nei capelli e questo è semplice olio di cocco che io vado a mettere sui miei capelli. Vi lascio qua il video dove vi parlo di tutta la mia hair care routine e anche di questo fattore. Sto facendo, ormai è pronto, un cerottino per i punti neri, questo è quello di Essence che sapete mi piace molto, ottimo rapporto qualità-prezzo, voglio provare anche quello di Primark perché ne ho sentito parlare benissimo. E poi una maschera che si toglie da sola, questa qua di Avon Luxuriously Refining con estratti di caviale nero, peel off face mask. A me piacciono tantissimo le maschere peel off, e da tenere 20 minuti, ormai ce l'ho anche da più tempo, da evitare ovviamente attaccature dei capelli, contorno occhi e quanto altro. Basta. Questo è quello che dice in realtà, però mi è sempre piaciuta, boh, mi rendeva la pelle morbida e tutto, quindi ho scelto di farmela perché stasera devo andare a Bologna a una grigliata e quindi devo prepararmi, avevo un po' la pelle impura, avevo i capelli un po' secchi e quindi mi sono un attimo presa cura di cura, mi sono un attimo presa cura di me. Dai raga, buono, ottimo, ottimo. Iniziano con mi pizzicano gli occhi. Bene, 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 bene. Allora, amici, sto per andare al mare. Vi volevo far vedere che cosa metto nella borsa.
e che costume mi sono messa, eccetera. Questo è il costume, molto molto easy, mutanda nera, questa è di Calzedonia, mentre il pezzo sopra azzurro, questo l'avevo preso da Victoria's Secret in America un botto di tempo fa ed è ancora stra stra bello. Quindi ora vi faccio vedere che cosa cerco di mettere nella borsa. Ok, l'outfit è molto semplice, ho messo questi jeans che presi l'anno scorso da Zara e secondo me ne trovate dei similissimi, che mi sono fatta anche un po' stringere perché erano nuovi e mi scocciava buttarli. Havaianas ovviamente. E questa camicetta che invece è di Primark. Vi volevo fare vedere i capelli perché ieri mamma me li ha fatti tipo stra boccolosi riccioli, mi piacciono Ve li tantissimo. faccio vedere da così perché si vedono meglio con la luce. E tipo sono stra stra boccolosi, come potete notare. Di solito ce li ho più mossi. E il motivo è il seguente. Ha usato, cioè mi ha fatto un po' lei, ha usato questa schiuma qua. E buonissima. E mi piacciono un sacco, cioè non pensavo venissero così e me li ho asciugati con il diffusore, sono contenta. Ora vi mostro cosa metto nella borsa mare, chiamiamola così, ma credo che prenderò uno zaino perché è più comodo. E basta, poi Allora, vi saluto. mostro cosa porto dietro. Questo innanzitutto è lo zaino che porto dietro, che è della Herschel, e l'ho preso sul sito di Yux, non so come si chiami, comunque si scrive YOOX, spettacolare, sapete, lo so che più bella è una borsa mare, ma devo stare in giro tutto il giorno, sono più comoda. Telo mare, che è questo qua, e ha un fenicottero, molto semplice. Occhiali da sole, mascherina, cose femminili che porto qua dentro perché mi deve arrivare il ciclo, che bello. Spazzola, questa è la mia Tangle Teaser perché se faccio il bagno mi pettino così i capelli. Qua dentro ho un ciappo, il gel igienizzante mani e ci metto anche tutte queste cosettine. E poi crema solare, questa normale 30 Nivea per tutto il corpo e questa invece per il viso dove mi scotto più facilmente, Nuxe 50. Una bottiglia d'acqua termica con dell'acqua fresca, degli ovviamente elastici. E direi che questo è tutto il mio contenuto. Dimenticavo, porto anche un costume di ricambio e credo che per sicurezza sceglierò anche una semplice mutandina con un reggiseno nero nel caso in cui fossi bagnata, magari faccio il bagno e quindi Ho sono più scelto anche comoda. di portarmi un marsupino, così se andiamo per caso al bar a fare un aperitivo, eccetera, lasciamo lo zaino in spiaggia, mi metto soldi, telefono, le cose importanti qua dentro, mi porto questo E con nulla me. ragazzi, adesso mi metto subito a caricare il video così voi lo vedrete oggi. E io vado al mare, sono enormemente felice, spero come al solito che questo video vi sia piaciuto. Se è così mi raccomando pollice in su, commentino e noi ci vediamo al prossimo video.